Buongiorno a tutti, cari amici, come state? Come va l'estate? Qui da me è proprio, siamo nel centro del caldo. Il caldo qui dura dai 15 ai 20 giorni, però lo fa, cioè, nel senso che alla fine lo fa anche qua, quei 15-20 giorni li fa anche da noi. E vabbè, cerchiamo di godere il lato positivo del caldo, non pensiamo al lato negativo. Allora, breve interattivo, unica variante. La domanda è questa: cosa mi aspetta? Un ritorno o un nuovo amore? Quindi ci sarà un ritorno della persona amata oppure è finita e in realtà mi aspetta un nuovo amore? Lo vediamo con i tarocchi della Triplice Idea. Intanto vi saluto tutti, vi auguro una buona estate, cercate di rilassarvi, di divertirvi, è vero che non si parte per tutta l'estate, ma comunque anche se si rimane in città, insomma, a lavorare, ovviamente ci sono anche i momenti liberi per cui magari si possono organizzare d'estate tante belle cose, per cui alla fine l'estate rimane sempre l'estate, no? È sempre un periodo, tra virgolette, di allegria, no? Dove magari si è più rilassati. Allora, vediamo un pochettino se per voi ci sarà un ritorno o un nuovo amore. Intanto ricordo a tutti che siete sul canale Il Velero Senza Nome e io sono Perla. Allora, vediamo, ritorno o nuovo amore? Vediamo un pochettino. Ritorno a un nuovo amore per voi che state guardando. Fondo mazzo abbiamo un 6 di spade. Il 6 di spade è la carta che indica una persona che vuole allontanarsi da un qualcosa che la tormenta verso acque più tranquille, cioè verso che una persona che si vuole dirigere verso una certa tranquillità. Vediamo poi che cosa ha a che fare con la stesa. Allora, ritorno o nuovo amore? Allora, questa cosa riguarda voi, quindi vediamo ovviamente le vostre energie. Prendo anche tre carte di questi tarocchi, cioè di questi oracoli qua, degli specchi. Voglio prendere anche una carta di queste, così capiamo subito se sarà un ritorno oppure un nuovo amore per voi. Ovviamente, se non vi interessa la disposizione delle carte, portate avanti il video. Ovviamente potete tranquillamente portarlo avanti e poi voglio prendere anche una di queste carte, sempre oracolari, così vediamo un pochettino verso dove ci stiamo indirizzando. Altre tre carte, una, due e tre. Vediamo. Allora, visto che parliamo di un ritorno, un nuovo amore, volevo catalogare queste tre carte, questo gruppo di tre carte, passato, presente e futuro. Vediamo. Allora, parlando di voi ovviamente, passato, scambiarsi doni, il mondo, ritardo. Questo è il passato, poi le spiego tutte insieme. Presente, flessibilità, diavolo, ristrettezze economiche. Futuro.
conoscenza profonda, gelosia, 6 di coppe. Allora, senza dubbio qui ci sarà un ritorno per voi. Quindi qui non vedo nuove persone, ma un ritorno. Voi avevate in passato, avete avuto, in un recente passato, avete avuto una relazione amorosa molto bella. Poi il fatto che questa persona fosse impegnata o no non è importante, ma voi avete avuto una splendida storia d'amore. Ok, che però poi si è fermata. Questa relazione si è fermata. A oggi voi questa persona la state desiderando, però avete raggiunto un certo equilibrio, siete andati avanti nella vostra vita e tutto quanto. E queste non sono ristrettezze economiche, ma è un po' come vi sentiste intorno a voi aridità, perché voi di fatto questa persona non ce l'avete più accanto, però la desiderate, la volete ancora nella vostra vita. In un futuro questa persona tornerà da voi, ma perché qui mi esce anche la carta della gelosia, quindi purtroppo questa persona secondo me non è libera, per la maggior parte di voi non è libera, e quindi ci sarà sempre gelosia da parte vostra nei confronti di questa persona, perché di fatto questa persona nel momento che tornerà sarà ancora impegnata, però avrete modo di conoscervi meglio, questa persona sarà più indisposta verso di voi e verso il fatto di prendere questa decisione di piantare la moglie o la compagna per voi. Vediamo però se lo farà, perché qui vedo questa carta della gelosia. Al momento vi siete così, però vi sentite sole perché la persona non è ancora tornata. Vediamo però se, oltre a tornare da voi in un prossimo futuro, arriverà con nuove migliori, cioè se finalmente lascerà, almeno se non subito, la sua compagna. Quindi vediamo se lascerà la sua compagna per voi. Quindi abbiamo detto che sarà un ritorno. Vediamo se la lascerà finalmente per voi questa compagna. Comunque secondo me voi questa persona adesso è da parecchio che non la vedete, che c'è stata la rottura o qualche cosa. Però questa persona non vi ha dimenticati o dimenticate e ritornerà nella vostra vita. Vediamo se avrete più garanzie da parte di questa persona. Prendiamo 5 carte, vediamo se ci saranno più garanzie quando questa persona ritornerà da voi. Avremo più garanzie? Abbiamo l'appeso, il 10 di coppe, la ruota, il re di spade che è lui e 6 di spade. Allora, questa persona vuole porre fine a questo stato comatoso, sicuramente. E assieme a voi, l'impiccato è messo a testa in giù, guarda le situazioni da un altro punto di vista. Quindi, entrambi valuterete questa situazione da un altro punto di vista e deciderete insieme qual è la cosa migliore da fare. Però questa persona, secondo me, lascerà la persona ufficiale per voi alla fine. Perché vuole cambiare. Vedete, la ruota della fortuna gira e le cose cambiano. Lui esce come re di spade, quindi come segno zodiacale potrebbe essere bilancia, acquario o gemelli. È un uomo molto logico, molto razionale, che tiene alte le sue barriere, che se ha ragione non vuole scendere dal suo piedistallo, diciamo, se pensa di aver ragione lui è difficile fargli cambiare idea, però è una persona molto
possiamo dire, molto seria, molto sincera. E per lavoro potrebbe indossare una divisa. Vediamo, vi do come è fatto fisicamente. Magari se vi corrisponde. Potrebbe essere una persona molto affascinante che non si fa spesso la barba e avere gli occhi chiari, oppure potrebbe avere i capelli brizzolati, ecco, quindi nel senso che non se li tinge. Vi do le iniziali. Questo torna però, questo torna. Poi dipende voi che cosa volete, se lo rivolete o no. Allora, perché secondo me alcune di voi non se lo riprenderanno da queste carte. F, R, O, L, Q, M, B, E. T ed N. Ragazze mie, questo tornerà, ma secondo me voi, un po' di voi, o alcuni di voi, o alcuni di voi, gli daranno il 2 di pique. Ho questa sensazione, però vedete voi. Il ritorno qui lo vedo. Benissimo, vi lascio, spero che in qualcosa vi siete ritrovate, se no vuol dire che la stessa non era per voi. Occhio, eh? Alla prossima. Ciao!